Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e in questo video, come promesso, vi parlerò della Nonabox. Per chi di voi non sapesse cos'è la Nonabox, eccola qua, è una scatolina che contiene all'interno dei prodotti pensati per le mamme, le future mamme. E quindi contiene dei prodotti per appunto bambini che possono essere dei biberon, possono essere dei vestitini, possono essere delle creme, tantissimi prodotti appunto pensati per le mamme e i loro bambini. Allora, ogni mese c'è una box diversa e il costo di questa box è di 25 euro al mese appunto, e all'interno trovate dai 7-10 prodotti, almeno così c'è scritto nel loro sito. Nello specifico adesso io vi parlerò della box di settembre. Mi devo scusare per il ritardo, però purtroppo ci sono stati dei problemini perché la nona box appunto di settembre mi è arrivata qualche tempo fa. Infatti ho postato anche una foto su Instagram, magari ve la metto qui. E solamente che mancavano dei prodotti, quindi io ho contattato lo staff che sono molto disponibili, molto disponibili, io ve la consiglio e appunto mi hanno inviato un paio di prodotti in più, appunto perché mancavano. Vi dico, capita che delle volte non vi arrivino i 7 prodotti o i 10 prodotti che appunto sono scritti nel sito, però se voi vi andate a fare un attimino i calcoli del costo dei prodotti che trovate all'interno, comunque superate di gran lunga i 25 euro che andate a spendere per questa box. Allora, bando alle ciance, io vi faccio un attimino vedere cosa ho trovato nella mia nona box di settembre. Vi dico, io ne avevo ricevuto un'altra in omaggio in agosto e all'interno di quella box ho trovato tantissimi prodotti, tra cui un berrettino della Bimbus, un body per appunto Alessandro quando avrà 6 mesi, i portasucchietti carinissimi che vedete spesso nelle sue foto, quello col panda è appunto, l'ho trovato appunto dentro la Nola Box, un detergente intimo per me, insomma ci sono sempre un sacco di prodotti e di marche ben conosciute, tra cui non so, che può essere la Medela, può essere appunto la Bimbus, la Kiko, Tommy and Tippy. Ecco, vi ho fatto una panoramica. Appunto, parto col farvi vedere la box. Allora, vi arriverà dentro questa scatola di cartone carinissima con i coniglietti e i cuoricini. Spero riusciate a vedere qualcosa. Forse così sì. C'è appunto questa scatola di cartone. E dentro trovate un'altra scatola che è veramente carinissima. Infatti, io ho già cominciato a mettere dentro qui le cose di Alessandro, tipo i calzini, le bavaglie. È veramente carinissima e molto solida anche. Questa è appunto la scatolina. E passo col farvi vedere appunto i prodotti che trovate all'interno. Allora, due confezioni di gel Alovex per la dentizione del bambino con relativa brochure dove viene spiegato appunto, la composizione, dove viene spiegata appunto la composizione di questo gel e anche, come vedete qui, c'è questa illustrazione dove vi spiegano quando dovrebbero uscire i vari dentini. Allora, come voi sapete, io lavoro da un dentista e quando ci si presenta un paziente con problemi di vesciche in bocca, che sapete benissimo sono fastidiose, noi consigliamo sempre Alovex, quindi sappiamo benissimo che è un buon prodotto, ovviamente non questo per la dentizione, ma quello specifico appunto per le vesciche. E appunto ne ho trovate due confezioni, quindi ho grandi aspettative per questo prodotto. Vedremo quando Alessandro metterà i primi denti. Ho trovato una pasta per il cambio della Mustela.
Allora vi dico, io stavo già utilizzando, ho già utilizzato due campioncini di questa crema con Alessandro che li avevo trovati dentro una box primi passi, mi sembra si chiama, che mi aveva andato in farmacia quando appunto sono uscita dall'ospedale. E appunto c'erano dentro all'interno due campioncini di questa pasta che io ho già utilizzato con Alessandro e mi trovo benissimo. Infatti, finiti i campioncini, avevo deciso di andare ad acquistare questa. E invece mi è arrivata. Io so benissimo che questa pasta qui costa da noi 13,50 euro. E appunto nella box ho trovato questa confezione che è la full size, perché appunto sono 50 ml di prodotto. Sapete benissimo che Mustela è una marca molto molto buona, appunto fa prodotti per bambini molto buona. E appunto ho trovato questa crema qui. Cosa ho trovato? Ho trovato questa crema, aspettate che ve la tolgo dal sacchetto magari. Ho trovato questa crema mani della Bio Bio Baby ed è una crema mani che idrata e nutre in profondità. È priva di schifezze, mi sembra di aver letto. Sì, estratto biologico di rosa canina certificato, ha un profumo di rosa fortissimo. Credo che lo utilizzerò per me, non per Alessandro perché è ancora piccolino, e questa contiene 40 ml di prodotto, come vedete. Poi cosa ho trovato ancora all'interno? Allora, ho trovato una crema per smagliature, trattamento urto. Non so se ve ne ho già parlato nei video del diario di una gravidanza, ma io purtroppo ho una pelle molto molto poco elastica, quindi in gravidanza mi sono scoppiate nella pancia delle smagliature terribili. Ho utilizzato lilicina, ho provato a finire lilicina, ho provato ad utilizzare il bio oil, ho provato ad utilizzare l'altro olio che non mi ricordo come si chiama, il restivo, no, restivol mi pare si chiami, e nessun risultato, ragazze. Proverò anche questa crema, è della linea Mamma. È un appunto crema smagliatura, trattamento urto, seno, pancia, fianchi e glutei. Non vi preoccupate se sentite Alessandro piangere, c'è il papà giù da basso con lui. Non è che faccio finta di non sentirlo. E appunto è un trattamento intensivo elasticizzante. Proveremo. Le abbiamo provate tutte, proviamo anche questa. Ah, dentro alla cremina per le mani ho trovato un'altra crema per le smagliature, che è questa, della stessa marca appunto della crema della Bio Mamma, e dentro ci sono dei foglietti illustrativi dove viene spiegata tutta la linea che hanno, appunto, che ha questa azienda, sia per cioè la linea Eco Bio speciale per la gravidanza e quella specifica per i bambini. L'ultimo prodotto che ho trovato è questa, è una novità assoluta, non sapevo neanche esistesse sta cosa, è questo pappa facile della Mebby. Allora, voleva fare i video con la mamma probabilmente, quindi eccolo qua il fagottino che si è svegliato, il papà sta facendo da mangiare, quindi me lo sono portato su a fare il video. E questo, scusatemi, è appunto il... Scusate, ho fatto le scale di corsa. È appunto il portasucchietto della Mebby che ho trovato nella box di agosto. Questo invece lo conoscete già. Vero? Vero? Non ci credo, mio piccolo. Allora, vi stavo appunto dicendo, ho trovato all'interno questo pappa facile della Mebby, appunto. Che cos'è? Che cos'è sta cosa? Allora, innanzitutto potete vedere, è dai 6 mesi in Che su, cos'è quindi allora? è un succhietto che dovrebbe facilitare il passaggio dal latte ai vari cibi, verdure, frutta e quelle cose lì. Si presenta in questo modo.
lo tolgo, scusatemi, mo' Alessandro il braccio, perché se lo metto giù, se lo metto giù avete sentito che fa un casino della medosca. Ed è questa cosina qua, si presenta appunto in questo modo. Voi cosa fate? Lo aprite, c'è la sicura qui, ok, lo aprite in questo modo, inserite qui i pezzettini di cibo tagliato, o la mela o il pezzettino di carne e quant'altro, ok, lo richiudete in questo modo, togliete il tappo e come vedete c'è questo ciuccetto con tutti i forellini, dove all'interno ovviamente troveremo il cibo, e in questo modo il bambino sarà facilitato appunto nel passaggio dal latte, dal liquido, a appunto il cibo solido. Poi ha anche questi questi manichini, come vedete, dove il bambino con le manine si prende, se lo tiene e mangia. È una cosa carinissima che sinceramente appunto non avevo mai visto. Vedremo un attimino come mi troverò e vi farò ovviamente sapere più avanti, quando inizieremo appunto lo svezzamento di questo fagottino qua. E questo mi sembra, in internet di aver visto, che costa attorno ai 10 euro, quindi vedete che abbiamo superato di gran lunga il costo della box. Poi all'interno ci sono vari foglietti, tipo questi sono per acquistare. Cosa c'è? Ma hai appena mangiato, Alessandro, non puoi continuare a mangiare, hai capito? E la mamma sta facendo un video. Posso fare il video? O parli te con Chiara dopo della nona box e gli dici che sei un asinello e non hai voluto lasciarmi fare il video. Scusatemi, portate pazienza, è così. Per il momento è così. Allora, trovate poi appunto queste brochure con degli sconti da effettuare nei vari siti. Se vi faccio vedere il lettino di Alessandro, perché il piccolino ha iniziato a dormire nel suo lettino, vero? Vero? Vero che ha iniziato a dormire nel lettino? Dovresti dormire nel lettino, vero? E invece stai facendo il terremoto, stai facendo il terremoto perché tu hai sentito profumo di roba buona giù da basso, vero? E quindi fai il terremoto. Ha cominciato anche a fare i sorrisi, a mugugnare, a farne di tutti i colori, guardate, guarda, 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 guarda. Ciao, sei bello te. Salute, non si rutta, non si rutta mentre la mamma fa i video, finché sei piccolo lo puoi fare, quando sei grande non lo puoi più fare, sai? No, che non puoi. Eccolo qui nel suo lettino, vero? Dov'è il cuscino? Ha lasciato giù il cuscino, aspetta che ti accendo le tue pecorelle, le tue pecorelle, vediamo se le fa la mamma. Eccole. Ti balli le pecorelle te. Parli alle pecorelle. Ti parli alle pecorelle. Tipi tipi. Guarda qua questi bavagli. Parli alle pecorelle te. Sì. Ti parli alle pecorelle. Ti piace? Ehi, parlo io, sai, le pecorelle, mamma.